Siamo in tempo di elezione, non posso parlare di elezioni per mille ragioni, lo sapete, ma di una cosa volevo parlare. Una delle liste, Referendum di Democrazia Concappato, ha presentato un ricorso all'Ufficio Centrale Nazionale della Corte di Cassazione contro una decisione delle corti d'appello, cioè quella di escludere la lista dalle prossime elezioni politiche. Che cosa aveva di particolare questa lista? Che Cappato ha raccolto le firme, circa 30.000, attraverso Speed, un po' come era stato fatto per le firme per il referendum. Ve lo ricordate, no? Referendum cannabis e eutanasia legale. La motivazione dei giudici, in sostanza, è che non accettano firme elettroniche qualificate. Peraltro, per molti, una decisione contra legem. Non volevo parlarvene però io, ho avuto la fortuna di avere due ospiti d'eccezione, uno lo potete immaginare, Marco Cappato, l'altro forse non lo conoscete, ma ha tanto 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 da dire. Ne parliamo oggi in una puntata dedicata di Ciao Internet, ma dopo la sigla. Ciao Internet, eccoci, Marco Cappato e Giuseppe Corassaniti. Parto da Giuseppe. Ciao. Perché magari, perdonami, parto da lui perché Marco tu sei un po' più conosciuto al grande pubblico, perché magari non lo conoscete, però vi do una breve, due brevi cenni. Giuseppe è avvocato patrocinante in Cassazione ed è difensore pro bono della lista guidata da Marco nei ricorsi. Per 10 anni è stato sostituto procuratore generale della Cassazione, non solo, ma è stato anche responsabile dell'innovazione della Corte. È professore alla LUIS in diritto di amministrazione digitale interna e internazionale, ha svolto ruoli abbastanza importanti nell'elaborazione di alcune delle direttive europee, diciamo che più hanno impattato il diritto penale informatico, da IPRED 2 in materia di tutela penale della proprietà intellettuale alla convenzione di Budapest, dove ne ha parlato in sede di Consiglio d'Europa. La convenzione di Budapest era quello sulla cooperazione internazionale sul cybercrime, e poi in materia di tutela del consumatore perché ha contribuito alla riforma normativa sul reato di truffa aggravata seriale e frode informatiche. Cioè, in altre parole, poi ha scritto una quantità di libri che io non ci provo nemmeno, Giuseppe, a dirli, perché ci ho provato e avevo preso un elenco, ma soffri davvero di scrittura compulsiva, per quanto riguarda me che non sono capace di scrivere. Però è uno dei papà del diritto penale della rete, e non solo in Italia, direi quasi in Europa. Ho dimenticato qualcosa, Giuseppe? No, va benissimo. Comunque è solo una persona che è impegnata sia sul piano dei diritti digitali sia sul rapporto che è sempre problematico purtroppo nel nostro paese fra diritto e innovazione, e questo è il punto anche qua. Dai, allora facciamo finta che ci sia qualcuno che non conosce Marco Cappato, ho preparato la bio anche di te. Parto da una cosa bellissima, c'è una bella tua intervista su Lux, che dice che uno dei tuoi più grandi rimpianti è non essere riuscito a tenere insieme le anime del Partito Radicale dalla morte del leader storico Marco Pannella. Però da quel momento, devo dire la verità, dal mio punto di vista è fin migliorato il tuo impegno politico, con una dimensione molto diversa, perché ti occupi principalmente di tutta una serie di temi che stranamente in Italia non sono al centro del dibattito politico. Ad esempio tutti i diritti individuali con l'associazione Luca Coscioni per consentire un po' a tutti di essere liberi fino alla fine. Ultimamente, forse hanno sentito tanto perché sei stato il promotore del referendum cannabis e quello eutanasia legale, e il primo a utilizzare dei meccanismi di partecipazione democratica digitale, perché le firme, anche lì senza, cioè non senza un bel po' di bestemmie varie ed eventuali, sono state raccolte proprio con Speed. Cosa è successo stavolta? Innanzitutto, grazie mille a tutti e due per il tempo. Grazie a te e a voi per l'attenzione a questo tema. Si potrebbe partire in modo generalissimo sul fatto che leggiamo in questi giorni da una parte le preoccupazioni per gli hacker russi, dall'altra le preoccupazioni dell'astensionismo, però poi alla fine il tema enorme per il futuro della democrazia è come se si utilizzano le nuove tecnologie per rafforzare i diritti di partecipazione democratica. Questo è il punto enorme sul quale secondo me la stessa democrazia si gioca la sua speranza e possibilità di vivere per i decenni a venire. Noi abbiamo fatto una cosa, diciamo, molto piccola, se vuoi molto banale. Convocare le elezioni il 25 settembre vuol dire
costringere chi deve raccogliere le firme a depositare il simbolo il 14 agosto e depositare le firme autenticate e certificate, cioè col certificato elettorale fornito dal comune, entro il 22 agosto, con le città vuote. Aspetta che non ti sento. Colpa mia, una mesata scarsa per raccogliere le firme. In realtà molto meno, perché ora che comporre le liste vuol dire trovare 800 persone circa che ti danno la disponibilità a essere candidati, dove ti mandano l'accettazione di candidatura. Quindi stiamo parlando di una settimana di tempo circa a cavallo di Ferragosto per raccogliere firme che dovrebbero essere autenticate da una personalità come un notaio. Trovatelo voi un notaio a Ferragosto che vi sta in una piazza di una città vuota, perché sono tutti in vacanza, a raccogliere le firme. A questo punto, di fronte a questa sorta di impraticabilità del campo, abbiamo deciso di fare valere i principi generali del diritto, ma sarà questo appunto Corassaniti a spiegarlo molto meglio di me, di fronte alla lettera di una legge che, essendo del 1957, ovviamente non poteva che dare come unica soluzione quella cartacea. All'interno di una legge elettorale che vuole che i partiti che sono già presenti in Parlamento, furbi, si sono autoesentati dalla raccolta delle firme. Loro possono cambiare le liste fino all'ultimo momento utile, cosa che hanno fatto. Dovevano togliere quello che ha fatto le frasi antisemite, mettere quell'altro. E tra l'altro, chi deve raccogliere le firme non si può coalizzare con chi non le deve raccogliere, perché dovrebbe aspettare che le liste di chi non le deve raccogliere siano pronte per poter raccogliere le firme di coalizione. Quindi questo è un sistema concepito per espellere i corpi estranei rispetto al sistema dei partiti. Noi abbiamo semplicemente chiesto al governo, con un decreto, di riconoscere preventivamente, cioè lo abbiamo chiesto prima di iniziare a raccogliere le firme, che anche la sottoscrizione digitale, come già è il caso sui referendum, potesse essere anche riconosciuta per presentare una lista. Draghi non ci ha mai risposto, abbiamo raccolto lo stesso le firme a pagamento, cioè chi firmava pagava, perché c'è un costo tecnico della firma digitale. Nell'era della disaffezione della politica, più di 30.000 persone hanno pagato a spese loro. Nonostante questo, per adesso, in questa prima fase, abbiamo perso tutti i ricorsi, poi ora proveremo davanti al giudice ordinario, ma perché sarà importante fare valere per le prossime elezioni dei principi generali che riguardano norme europee e anche la Costituzione italiana. Allora, un piccolo dettaglio, perché sennò chi mi segue da un po' di tempo non capisce. Io continuo a essere uno dei fautori del dire mai voto elettronico, perché non è possibile insieme, attualmente per lo stato dell'arte, non è possibile garantire segretezza del voto e ricontrollo del voto e la sicurezza della filiera. Qui però stiamo parlando non di voto elettronico, ma di una cosa completamente diversa, del fatto anzi che l'identità di chi fa una firma sia certificata e certificabile, e stento a pensare che una firma fatta in battuta, io mi ricordo quando io ho fatto un'unica prova in politica che era con 10 volte meglio, lasciamo perdere come è andata a finire, però No, lo lasciamo perdere, perché la raccolta firme è stata devastante per 10 volte meglio. Assolutamente sì, e io me la ricordo, ma con persone che arrivavano col documento con un ufficiale giudiziario e prendevano le firme. Stento a credere che quel modo sia più preciso e più affidabile che non il firmare con un qualcosa dove, per ottenere quel certificato di firma, faccio dei controlli molto superiori. Però qui passiamo a Giuseppe, anche perché prima di partire, io ve lo dico onestamente, prima di partire abbiamo fatto due chiacchiere con Giuseppe e io ho detto: io non sapevo che SPID potesse, io informatico, che SPID potesse essere utilizzato per firma elettronica. Autenticazione elettronica sì, firma elettronica non lo sapevo, sono andato a vedere la disciplina, ma lascio a te. Vale come firma digitale, corretto? Vale come firma autenticata e tutto? Sì, però raccontalo come vuoi tu, impostalo come vuoi. Diciamo a definire un pochino meglio i problemi giuridici. E tutte queste decisioni di non ammissione si basano su un presupposto, che lo stesso codice dell'amministrazione digitale, cioè la legge che abbiamo e che si chiama codice, ma evidentemente i magistrati
gli avvocati conoscono poco, anzi molto spesso la conoscono molto di più gli avvocati che i magistrati. E pensate, una legge del 2005, ma di firma digitale nel nostro paese si comincia a parlare nel 99, anche lì c'era prima una direttiva europea, e anche lì non c'era uno standard unico a livello europeo, ma finalmente nel 2005 viene emanato il decreto legislativo numero 82, pensate che ha avuto circa 44 modifiche. 44 modifiche sono un po' un record per ogni legge italiana, ma che nella versione attuale dà finalmente una linea molto precisa dal punto di vista interpretativo, che secondo me può forse dare luogo a qualche equivoco, ma è sicuramente importante da sottolineare. Partiamo dall'affermazione che il codice non prevede l'uso della firma digitale. La Corte, riprendendo un ragionamento secondo me abbastanza immotivato, non si applica la materia elettorale dei comitati circoscrizionali, e lo ha sostanzialmente riportato richiamando l'articolo 2,6. L'articolo 2,6 del CAD non è affatto una eccezione generale all'applicazione del codice, ma afferma un principio in qualche modo condivisibile, cioè dice: le disposizioni di questo codice non si applicano limitatamente, attenzione, è un avverbio molto preciso, e quindi le disposizioni sono un principio generale, però ci sono dei settori limitatamente che sono esclusi dall'applicazione del codice. Allora andiamo a vedere questi settori. Sono attività e funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Ora, la norma si chiudeva e ormai si è chiusa, anche perché sul punto c'è stata una importante decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, su cui se volete torneremo, e inserendo che poi anche ai processi civili, penali, amministrativi e di vario genere le disposizioni si applicano in quanto compatibili, però in nessun caso è stata mai esclusa la validità e della PEC e soprattutto della firma digitale. Allora, che interpretazione dare a questa disposizione? Che si tratta di firme? Scusa, ti interrompo un secondo, perdonami. Cioè, in altre parole mi stai dicendo, non è che da nessuna parte si dice non valgono, al massimo che non si è obbligati a utilizzare quella forma. Ora, l'italiano non è un optional. Limitatamente all'esercizio di attività e funzioni significa che il cittadino giustamente deve essere tutelato nel momento in cui riceve un ordine che apparentemente, pensiamo a quanto vediamo nel phishing, no? Le famose mail che sembrano pervenire da uffici pubblici, eccetera. Allora, in questo caso, onde evitare problematiche di questo genere, evidentemente rispetto a certe attività e funzioni, che secondo me sono cosa completamente diversa dal sistema della firma, e occorre attivare delle procedure altamente certificate dal punto di vista proprio della garanzia del cittadino. E quindi quel punto, se meglio si voglia riferire all'attività elettorale, fa riferimento ad altre attività elettorali, non certo quella della firma. Ed è paradossale perché le leggi più recenti, sia nel 2017 che nel 2021, hanno stabilito che invece molte attività elettorali possono essere svolte attraverso PEC. Quindi di fatto hanno smentito questo principio. Appunto, è in contrasto diretto, cioè quello che ha fatto Marco la scorsa volta sarebbe in teoria quello che ha fatto la scorsa volta la raccolta di firme per la proposizione del referendum sarebbe in contrasto con questo che stiamo dicendo. In caso che era stata una sorta di autorizzazione provvisoria, sostenendo che si continua ad applicare la autenticazione materiale. Okay. Ma la cosa effettivamente che mi lascia francamente molto perplesso è l'articolo 9 del CAD, perché l'articolo 9 del CAD parla esattamente di partecipazione democratica elettronica, non è che c'è modo di interpretarlo diversamente.
e dice che tutti i soggetti pubblici favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, e va bene, è una norma programmatica, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici, e sottolineo politici, ditemi se c'è un altro caso di diritto politico se non quello della partecipazione al voto, e migliorare poi la qualità dei propri atti, e qui siamo nell'ordinario rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione in termini di leggibilità, come dire, procedimentale e di facilità del rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. Siamo indietro anche lì, ovviamente, ma è chiaro che in questo caso abbiamo due disposizioni che potevano essere interpretate in modo argomentato, ecco, forse sì, io mi rendo conto che l'ufficio elettorale centrale in questo momento è oberato dal lavoro, ma due righe di argomentazione forse su questi due articoli che mi sembrano così chiari sarebbero stati opportuni. Dal punto di vista costituzionale, non sa mai ricordare l'articolo 3 della Costituzione, perché poi è quello che viene in gioco. O peraltro. No, sta proprio a te, quindi ricordalo, perché sennò non possiamo partire dall'idea di avere dei giuristi dall'altra parte. Assolutamente, l'articolo 3 della Costituzione, che fissa il principio di uguaglianza, non si limita a dire che i cittadini, e quindi anche tutte le forze politiche, sono uguali di fronte alla legge, ma dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e persino appunto la partecipazione attiva del cittadino nell'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica. Quindi voglio dire, un giudice non ha necessità che gli sia formalmente attraverso un modello particolare, ma d'ufficio è tenuto a sollevare la questione di costituzionalità, cosa che peraltro è stata fatta nel 2021, e nel 2021 la Corte Costituzionale, con una sentenza abbastanza importante, anche lì il tema non era le firme digitali ma l'intero procedimento elettorale, perché guardate, qui arriviamo all'aspetto delle garanzie. Che garanzia ha un cittadino che teoricamente ha sottoscritto una forza politica rispetto al diniego della sua partecipazione? C'è anche un altro aspetto che aprirebbe un altro profilo di garanzia, e al di là del CAD, che peraltro mi sembra abbastanza chiaro nella sua lettera, e stabilisce lo stesso CAD che la firma digitale qualificata, perché ha dovuto allinearsi appunto alla normativa europea, a tutti gli effetti giuridici di una firma autografa. Ma se andiamo poi a vedere il regolamento europeo, e lì francamente c'è un unico ragionamento, non si applica, perché in un considerando si dice che comunque gli stati sono liberi di avere delle disposizioni specifiche per delle materie specifiche. Il considerando non è un precetto, ma è una considerazione generale. Può valere se si interpreta qualcosa, ma il regolamento EIDAS, il regolamento 910 del 2014, quello che fissa proprio le caratteristiche in tutta Europa della firma digitale, non solo fissa la validità degli atti del cittadino, quindi di qualunque suo consenso e qualunque sua manifestazione di volontà, sia nel rapporto fra privati sia nel rapporto con enti pubblici, questo dice il regolamento EIDAS, che sceglie questa forma elettronica, ma fissa addirittura il principio di non discriminazione, cioè dice i cittadini che usano questo strumento non possono essere discriminati rispetto agli altri. Quindi fissa addirittura lo stesso principio che è scelto dalla nostra Costituzione all'articolo 3. Ora, io mi domando e dico come non si possa leggere giuridicamente queste norme, non è che occorra essere esperti del digitale, e ripeto, torno a aiuta dire... Però. Sicuramente aiuta, ma sicuramente io credo che tutti i cittadini sono in grado di capire, anche se considerano purtroppo per un'errata politica pubblica che ormai va avanti dal 1999 nel nostro paese, anche avere previsto un libro, un CAD che sembra una sorta di libro dei sogni, ci sono dei principi stupendi, peccato che nessuno riesce ad attivarli in concreto. E questo è il caso più eclatante, cioè viene calpestato il diritto alla partecipazione politica nei confronti, tra l'altro, di cittadini che avrebbero ottenuto numericamente la loro partecipazione elettorale, minima ma sicuramente significativa.
in nome di una interpretazione che francamente lascia più di un aspetto controverso. Io mi auguro che il governo abbia occhi e orecchie per sentire, e anche perché, voglio dire, negli anni ho avuto un ruolo istituzionale, francamente mi sembra aberrante che non si possa non solo leggere una norma, ma dare un'interpretazione sensata, sensata, di buon senso, che è quella corrispondente al regolamento EIDAS. Altrimenti cosa succede? Altrimenti succede che c'è uno spazio enorme per una procedura di infrazione proprio per violazione del regolamento europeo del 2014. Era quello che io, infatti, grazie per averlo messo, perché qui si configura davvero un'infrazione di quello che... Io un'unica cosa ho fatto quando ero al Ministero della Giustizia come responsabile con Bonafede, sarà una rapida mia partecipazione, ma insomma penso abbastanza significativa. Fra le tante mie azioni è stata quella di finalmente di mettere in linea le decisioni della Corte CEDU, sviluppandole addirittura per argomento. E allora chi vuole andarsi a leggere, è una rassegna del 2019, ma penso abbastanza attuale, delle decisioni della Corte CEDU in materia elettorale, troverà che rispetto ad altri stati che hanno avviato procedure elettorali, come dire, anche molto improvvise, la Corte CEDU è molto critica. Quindi perché affrontare questo rischio? Io credo, per carità, c'è anche il rischio di un contenzioso giudiziario, ma io credo che sono fra quelli che credono nella mediazione, e mai come in questo momento è possibile, io credo, pensare a un decreto interpretativo che consenta di salvare quel minimo di apparenza democratica che è collegata anche a delle norme avanzate sia in Italia che in Europa. Sì, piccolo dettaglio ancora, CEDU, che ti ha detto, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per i non avvocati. Marco, se no gli informatici che usano le sigle. Sì, sì, assolutamente. Infatti riesco a capire adesso perché dicono che noi informatici non ci si capisce niente. Marco, lascio a te però un attimo la chiusura, perché va bene, vorrei chiederti due cose, proprio due. Va bene quello che abbiamo visto, molto bella la parte di diritto, però vorrei chiederti cosa succede o cosa può succedere adesso e cosa significa però pro futuro. Hai iniziato già a dirlo prima, però secondo me è importante specificarlo, e vorrei che lo facessi tu piuttosto che me. Grazie. Allora, nell'immediato credo che la partita sia persa, quella della presentazione della lista referendum e democrazia. Le proviamo tutte, anche con un ricorso d'urgenza davanti al giudice ordinario, però so anche che ad horas si faranno i sorteggi per la posizione nella scheda, poi si inizierà a stampare le schede, poi quindi il treno elettorale è molto difficile da fermare, ma qui il problema non è per me la presenza della nostra lista a queste elezioni. Il problema e l'obiettivo è che non debba mai più accadere quello che è accaduto. Io ho visto anche social gente dice ma come, hai visto quelli invece si sono riusciti, e poi non si può pensare che la gente non debba neanche alzare il culo per andare a firmare. Attenzione, allora, intanto faccio i complimenti a chi ci è riuscito. Molto spesso mentre la firma digitale SPID hai la certezza che è stato firmato quel documento, e siccome noi abbiamo dovuto cambiare le liste dopo un giorno e mezzo perché c'erano venuti a mancare la disponibilità di alcuni che ci avevano detto che si candidavano, abbiamo dovuto riazzerare il contatore. Spesso chi è costretto a raccogliere le firme lo fa in condizioni diverse, cambiando anche i candidati, però questo, secondo me, a questo punto fanno anche bene, visto che la norma è quasi impossibile da rispettare. Teniamo presente che quelli che non possono, che non vogliono alzare il culo per andare a votare, sono magari centinaia di migliaia di disabili, disabili gravi, grandi anziani, qualche milione di persone residenti all'estero, altri milioni di persone fuori sede, e siccome era Ferragosto, aggiungiamoci anche qualche milione, non pochi, che erano in vacanza lontano dal comune di residenza. Quindi stiamo parlando, secondo me, addirittura della maggioranza dei cittadini italiani che, se anche avessero voluto firmare, non avrebbero potuto. Mettiamoci anche che il servizio pubblico dell'informazione radiotelevisiva non ha mai fatto neanche un piccolo spot
per dire che si poteva andare a firmare, tanto i partiti, quelli grossi, quelli potenti, delle firme non avevano bisogno. Che cosa succede quindi adesso? A parte la lista referendum e democrazia, l'obiettivo, come spiegava bene Giuseppe Corazzaniti, è di riuscire a sollevare il problema costituzionale della discriminazione tra cittadini e tra liste e di riuscire a sollevare il problema della violazione delle regole, quelle europee dell'Unione Europea, quindi la Corte di Lussemburgo, che è il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea, e quelle di violazione di diritti umani fondamentali, e qui siamo a Strasburgo, con la Corte Europea dei Diritti Umani e il Consiglio d'Europa. La battaglia giudiziaria quindi si sposta di livello e si alza di livello, con la speranza, visto che il nostro obiettivo non è andare per tribunali, è che tutti questi tribunali possano servire ad attirare l'attenzione del Presidente del Consiglio Draghi, del Ministro dell'Interno, della Ministra Lamorgese, del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, cioè il nome dovrà pure dire qualcosa, Vittorio Colao, che da un anno si è preso l'impegno di varare la piattaforma pubblica per la sottoscrizione gratuita delle proposte di referendum e non lo ha fatto. Io penso che tutto questo dovrebbe funzionare come funziona tutto il resto della nostra vita ormai, una app pubblica, garantita, certificata, che ti consenta gratuitamente di leggere le leggi di iniziativa popolare in corso, i referendum in corso, eventualmente sottoscrivere le liste che si presentano alle elezioni. Se noi non usiamo questa roba qui per la democrazia esce dalle nostre vite, perché più le nostre vite sono qui dentro, meno la democrazia riesce a interagire con la vita dei cittadini, in particolare per coloro, le nuove generazioni. Se tu gli spieghi che per presentare un'iniziativa politica devono usare i fogli a protocollo, attenzione, di una determinata misura, con il timbro che deve essere fatto in un certo modo, con l'autenticatore che deve essere presente lì al tavolo che ti guarda, e poi, raccolte le firme, devi chiedere al comune di residenza della persona, cioè se la firma l'ho raccolta a Milano, ma chi passava di lì è di Palermo, io dovrei andare al comune di Palermo, chiedere di mandarmi, in cartaceo ovviamente, il certificato elettorale del firmatario, e c'erano 7 giorni di tempo. Voi sapete che i certificati elettorali dei referendum a noi ci sono arrivati anche 2-3 mesi dopo lo scadere del termine, perché il funzionario è in vacanza, perché il funzionario... Allora, chi pensasse che questo era un problema sollevato da Cappato per la sua lista, muoia la lista e tutti i filistei, non hanno ammesso neanche Forza Nuova, no, evviva, no, in nome dell'antifascismo possiamo essere contenti che ci siamo tolti gente di mezzo. Ecco, penso che invece l'antidemocrazia avanza soprattutto per l'incapacità di mettere le nuove tecnologie al servizio della partecipazione democratica. Nient'altro da dire, vostro onore. Va bene così. Lasciami solo la battutina, perdonami, lo so, è gretta e stupida, che l'applicazione per pagare le multe, per ricevere tutto, PagoPA, è stata fatta, e come? Ma per far partecipare i cittadini è un pochettino meno importante che non ricevere i pagamenti. Vabbè, quello però sono io che sono stronzo, non, cioè nel senso... No, ma questa tua osservazione è fondamentale, perché ad oggi la tecnologia, gli investimenti grossi, il PNRR, ieri la notizia, ci sarà il cloud di Stato, decine di miliardi di qua, decine di miliardi di là, ma possibile che non avanza mai uno spicciolo sotto le unghie per la partecipazione democratica? La ragione è quella che hai detto tu, non ne viene in tasca a nessuno, né alle grandi aziende che organizzano la rete, il consenso in rete, i consumi, che spingono i consumi in rete, né allo Stato, se non come esattore o controllore della vita delle persone, quando invece lo Stato si deve mettere al servizio del cittadino, perdendo quindi, perché poi se il cittadino dice la sua, e poi dice la sua, devi anche ascoltare quello che dice, e quindi diventa un problema, allora il problema lo si rimuove.
Davvero, null'altro da dire, sono perfettamente d'accordo. Aggiungo, per chi vuole poi essere aggiornato sulla cosa, che io non conoscevo, quindi magari non lo conoscono neanche loro, ho guardato The Humans, che bello, consorzio di realtà che si stanno muovendo proprio per una partecipazione un po' più attiva, senza dire, beh, Marco Cappato lo trovate ovunque, lo sapete dove trovarlo, ma scrivere Marco Cappato su Google. Giuseppe è un po' meno attivo sui social, ma lo trovate anche lui. Se volete però essere un attimino più aggiornati, secondo me è molto carino anche andare dare un occhio a Human. Siamo arrivati a mezz'ora, se sono arrivati fino qua a sentire parlare di diritti sono dei dannati eroi, quindi siete dei dannati, commentate qua sotto, io ci sono, così almeno ci siamo. Grazie mille Marco per la disponibilità e per il tempo, grazie mille Giuseppe, disponibilità e tempo anche per te, per me voleva dire tanto riuscire a fare questo video, grazie davvero davvero tanto di essere stati parte di questa piccolo modo per raccontarlo. Grazie Matteo, grazie Giuseppe, ciao. Per tutti gli altri ci vediamo alla fine delle vacanze, perché io sono ancora in vacanza, ma questo è un video speciale. Ciao a tutti, ciao. Rimanete un secondo che vi saluto, io chiudo. È già andato.